Signori, signori, è finita Rijeka Napoli. È finita con il risultato di 2-1 con il Napoli. Ma io oggi devo quasi fare uno sfogo. Devo quasi fare uno sfogo. Perché non si può soffrire così contro questa squadra. Ragazzi, non puoi andare là in Croazia dove cazzo eravamo e andare a soffrire in questa maniera. Cioè, io non capisco come dobbiamo sempre complicarci la vita. 10 minuti prendi il gol in casa loro, vabbè, ci può, cioè non ci può stare, non ci deve stare, non puoi prendere un gol da questi ragazzi, porca miseria. Hanno preso pure un palo nel secondo tempo, troppo, hai rischiato troppo contro una squadra che poi effettivamente non vale niente, perché poi nel secondo tempo entrati Fabian Ruiz e Insigne e Lozano li abbiamo fatti ballare, però. Però io capisco da queste cose quanto alla squadra manchi qualcosa. Ma non manca qualcosa a livello di giocatori, manca qualcosa a livello di tattica. Perché Gattuso ha messo nel primo tempo due centrocampisti che insieme non ci azzeccano mai niente, che sono Demme e Lobotka. Mo, tu hai messo questi due beati cristiani di Demme e Lobotka, però quando ai loro non puoi, diciamo, gestire il gioco. Cioè, allora, i due centrocampisti davanti alla difesa devono essere uno più offensivo e uno più difensivo. Sono due centrocampisti identici che continuavano a scambiarsi la palla tra loro, a girare palla a destra e a sinistra. Non si trovava mai un buco per andare a segnare. Ora non vuol dire niente, perché quando è entrato Fabian Ruiz oramai stavamo vincendo tutto quanto. Ora l'hai pareggiata con quel colpo fortunato di Demme là. Poi l'hai rimontata con l'autogol di coso là, di Braut. Pensa tu, mi ricordo pure i nomi dei giocatori del Rijeka, pazzesco. Talmente che mi hanno fatto impazzire oggi. Ma non mi hanno fatto impazzire perché non hanno fatto niente di che. Sei tu che ancora una volta quell'errore. Sono scarsi, andiamo là, li prendiamo a pallonate. No, perché anche loro vogliono vincere la partita, anche loro giocano. Quindi, basta, oramai non ci sono squadre scarse nel calcio moderno. Oramai prendi il giocatore fisico, prendi il giocatore qua, sono tutti avversari, li devi affrontare allo stesso modo. Non vedo questa determinazione ancora. Poi, altra cosa che mi ha fatto imbestialire, ma la vuoi chiudere sta partita? Ma la vuoi chiudere? Mannaggia la miseria. L'hai rimontata. Bravo, anche se bravo, bravo è un parolone, perché tu contro il Rijeka devi vincere 5-0 le partite, li devi surclassare, ci devi palleggiare in faccia al Rijeka, e l'abbiamo fatto. Ma la vuoi chiudere? O vuoi fargli almeno un terzo gol? Per dire, ok, bravi, abbiamo dato un momento di gloria, ma adesso noi ci vinciamo questa partita abilmente. No, no, finisce 2-1, come manco fosse stata una sudata, ma lo è stato, lo è stata una sudata. Mamma mia, io non posso continuare così. Se anche contro il Rijeka mi devo fare gli incubi la notte, no, basta. Noi ci vediamo alla prossima, almeno abbiamo portato a casa i 3 punti. Ora, la ZE Alkmaar ha perso contro la Real Sociedad, quindi ci sono tre squadre a pari punto, a pari punteggio: Napoli a 3, AZ a 3 e Real Sociedad a 3. Tra l'altro, ognuna ha battuto l'altra, quindi non c'è un primo in classifica al momento. Noi ci vediamo al prossimo video, bella marca azzurro, sempre Forza Napoli, ma bisogna essere più categorici. Ecco, più categorici. Noi ci vediamo alla prossima, bella.